piena di gioia. Di gioia, sentimento di gioia. Gioia. La gioia di essere qui è grande e tanta. Festa. Grazie al Signore di essere qui. Un sentimento di molta allegria. E tanta gioia. Anche che si natima. Na cucuta na zoia fumo. Yandia che tu è avvussato. Un santo non dico più, ma che ne metto. Buon viaggio a tutti! Dile che non ci sono là i giochi, perché io ho bisogno di... Ma sì, vi vedrò alla televisione! L'attesa di qualcosa di grande che sta per succedere e che il palazzolo ci ha voluto qui. E il sentimento di gratitudine perché io mi sento figlia di questa famiglia. Questo è l'arrivo di un percorso, è lungo, arriviamo qui con tanta gioia e con la possibilità di condividerle con le persone care, ma anche con tanti volti nuovi. Il sentimento che prevale in questo momento, già dagli ultimi giorni, è soprattutto la gioia. La gioia, un grande entusiasmo per la celebrazione, per la canonizzazione di domani. Già da quando sono arrivate tutte le suore dalle varie nazioni dove siamo presenti, soprattutto quando sono arrivate in casa madre, abbiamo vissuto un grande momento di gioia. Le sorelle che sono arrivate dal Congo, che sono arrivate per ultime, sono state accolte con entusiasmo da parte di tutte le altre che erano lì presenti. E anche adesso che siamo qui a Roma, che siamo arrivate, quello che davvero ci unisce e ci contraddistingue è proprio questo grande entusiasmo per quello che celebreremo insieme domani. Beato Luigi Maria Palazzolo nacque a Bergamo, Italia, nel 1827. Sacerdote dal 1850, brillante animatore e zelante educatore della gioventù. Con la venerabile serva di Dio Maria Teresa Gabrieli fondò la Congregazione delle Suore delle Poverelle per l'accoglienza e l'istruzione delle bambine senza famiglia e delle ragazze più povere. Si dedicò anche all'assistenza degli orfani e all'aiuto delle famiglie in difficoltà. Si spense all'età di 58 anni nel 1886. Nel 1963 San Giovanni XXIII lo proclamò beato. Sante et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vite Christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita et divina opes epius implorata,
ad deplumorum fratrum nostrorum consilio, beato Izio Maria Palazzuolo. Con la gioia di essere una grande famiglia, famiglia di poverelle e di poverelli, la gioia di portare la possibilità di un cammino che ha fatto il nostro fondatore e anche noi come suore possiamo camminare. E ringrazio il Signore davvero per questo momento che ci ha unite ancora di più come famiglia religiosa e anche penso il desiderio poi di seguire un po' anche le orme del Palazzolo sulla santità. E io torno a casa con la gioia di per appartenenza a questa congregazione e allo stesso tempo la responsabilità di portare avanti anche il carisma da lui lasciato per noi. La famiglia del Palazzolo io l'ho incontrata 20 anni fa circa, non l'avevo mai conosciuta prima. Ed è vero che si dice che si entra per caso e si rimane per scelta. E anche la mia è stata una scelta, mi sono sempre sentita accolta come famiglia, davvero, sia mia che le mie figlie. Per cui mi porterò a casa la commozione di poter aver visto la santificazione di chi ha creato tutto questo. Après la canonisation, c'est une joie de rentrer et de porter la bonne nouvelle. Nos sœurs, là où nous les avons laissés, tout le monde désirait vivre, être là. Allora, grande entusiasmo per questa santificazione di Luigi Palazzolo che sta risvegliando in tutte le comunità appunto la bellezza di questo dono che Dio ci fa di questa santificazione. Si sono mobilitate tutte le comunità, dalla Pantelleria alla Sicilia, alla Valtellina, a Brescia, Bergamo, Vicenza, Veneto, tutti in movimento per la grande giornata di domani. E direi che questa santificazione ci sta risvegliando moltissimo il senso di famiglia, la bellezza dello stare insieme, di avere una missione comune, un progetto comune e soprattutto di risvegliare dentro di noi il bene, il cuore largo che il Palazzolo sempre ci ha indicato e soprattutto di arrivare là dove gli altri non giungono. Sicuramente incontrandoci con Papa Francesco che ci sollecita ad andare nelle periferie, ci fa incontrare proprio in sintonia col Palazzolo che ci dice andate là dove altri non giungono con cuore largo. Un cuore grande per amare, un cuore largo per salutare.